Benvenuti a questo nuovo appuntamento di Update Espresso. 4 settimane fa, in occasione del lancio di questo nuovo format, abbiamo colto l'occasione per offrire la view di SACE su una panoramica dei rischi globali per il 2017. Ora siamo 2017 inoltrato, un po' di tempo è passato, alcuni primi dati sono usciti. Cosa sta succedendo al quadro di rischi che avevamo individuato? Vorrei commentare in particolare due variabili molto importanti. Una, il commercio internazionale. Il rischio principale che stiamo fronteggiando, e non è nuovo per quest'anno, è quello di un rallentamento nei flussi di commercio a livello globale. Quello che abbiamo visto negli ultimi 5 anni è che le previsioni di inizio anno da parte un po' di tutti gli analisti erano orientate all'ottimismo, pensando che quello fosse finalmente l'anno della riaccelerazione. Dopo 3 mesi, arrivati all'incirca a questo periodo dell'anno, tutti smentivano se stessi, rivedendo le previsioni al ribasso. Quest'anno i previsori sono stati più cauti, anche perché l'eredità lasciata dal 2016 è stata un'eredità abbastanza debole sui flussi di commercio internazionale, e hanno sostanzialmente orientato le loro previsioni in modo più cauto. Quindi diciamo, le previsioni fatte inizio anno erano basse, ma i primi dati che iniziano invece a emergere ci dicono che il commercio internazionale non solo sta riaccelerando, ma sta crescendo a dei ritmi molto molto significativi. Se prendiamo il trimestre che va da novembre 2016 a gennaio 2017, il commercio internazionale in volume è cresciuto del 2,4% rispetto al trimestre precedente. Questo dato lo ritengo ancora più significativo se consideriamo il fatto che il trano è venuto dai paesi emergenti, con una crescita del più 4%, trainata dalle aree come America Latina ed Europa, anche se va detto che tuttavia la crescita è stata abbastanza generalizzata su tutte le aree emergenti. Bene, se questo è il quadro, una domanda sorge spontanea. È sostenibile questo per quest'anno e per gli anni a venire? Beh, di sicuro questo avvio positivo ci fa pensare che finalmente quest'anno un'accelerazione ci sarà, nonostante ovviamente il dato del 2016 sia debole. Che questo ritmo possa essere mantenuto per tutto l'anno, su questo qualche dubbio in più c'è. Il secondo punto è, in questo contesto così positivo e così ottimistico, molte società dei paesi emergenti e anche paesi dei paesi emergenti ne hanno approfittato per andare sui mercati e indebitarsi. 70 miliardi di debito sovrano, 105 di debito di società non finanziarie da parte dei paesi emergenti, rispettivamente con aumenti del 48% e del 135%. In un contesto in cui più volte abbiamo sottolineato come questo debito cominciasse ovviamente a essere alto, questo diciamo ci dà l'occasione di nuovo per sollevare una cautela per tutte le imprese italiane che approcciano questi mercati, nell'essere selettive ovviamente con le controparti, in un contesto soprattutto in cui i tassi di interesse andranno ad incrementare. Che cosa succederà? Questo lo vedremo in corso d'anno, magari in uno dei prossimi appuntamenti di Update Espresso. Fateci le vostre domande, teneteci aggiornati.